Buona domenica a tutti. Ciao ragazzi, benvenuti a questa 123esima diretta streaming esclusiva per il mio Patreon. Oggi è la terza puntata e penultima puntata sugli accordi e le canzoni. Oggi vi insegnerò altri 5 accordi, ma cosa più importante vi insegnerò, vi mostrerò, vi spiegherò il concetto di trasportabilità di un accordo, di uno stesso accordo sulla tastiera. In più vi spiegherò anche cos'è questo aggeggio e a cosa serve. Ma prima di andare al dunque, io lasciatemi esprimere la mia gioia, la mia contentezza nel vedere che il libro che ho scritto, Il suono che meriti 30 anni di chitarra classica, è salito addirittura ieri in quinta posizione su Amazon, tra tutti i libri di chitarra. Ieri o l'altro ieri mi è arrivata, ecco, l'edizione, diciamo, l'altra edizione, per distinguerla da quella deluxe. Questa è quella che appunto trovate in tutte le librerie. Con copertina morbida, bianco-nero, senza disco allegato, anche se poi all'interno del libro ho inserito un codice da scansionare per poter ascoltare il disco. E niente, sono contento perché finalmente ce l'ho tra le mani e è fatta benissimo. Niente a che vedere, ovviamente, ragazzi, con la versione a colori. Insomma, con la copertina rigida, la versione deluxe, secondo me, resta comunque quella più bella. Però sono contentissimo che questo libro sia finalmente disponibile, che si stia vendendo bene. Sono veramente contento. Tutte le persone che mi scrivono e che mi dicono: Flavio, anch'io ho preso la mia copia, non vedo l'ora di leggerlo, ti farò sapere. Tra l'altro anche molti giovani, e questo mi fa doppiamente piacere, visto che comunque quando ho scritto questo libro ho pensato soprattutto alle nuove generazioni. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, sono veramente contento di questa dell'attenzione che il libro sta avendo e della divulgazione anche e soprattutto grazie al vostro passaparola. Io vi rinnovo anche diciamo, l'invito magari a regalarvi una copia, visto che si avvicina il Natale. Ordinatela nella libreria che più vi piace, quella che più frequentate, oppure comodamente online vi arriverà a casa. Tra l'altro è rimasta una sola copia su Amazon, ma comunque potete sempre ordinarla su Feltrinelli, eccetera, eccetera, Mondadori, BS. Comunque, ragazzi, sono veramente contento, davvero. Non ci riesco a credere ancora. Non riesco a crederci ancora che addirittura un libro che è così, che ho scritto veramente spassionatamente, sia arrivato e si mantenga nella top 15 tra i libri più venduti di chitarra. Arriveremo al primo posto? Non lo so, lo spero. E se accadrà, sarà grazie a voi. E fatemi sapere, ok? Dai. E, bene, ragazzi, allora, dicevo, oggi vi mostro. Io faccio sempre finta di rivolgermi a un pubblico completamente naif che non sa un tubo di chitarra. Quindi perdonatemi se magari tra di voi ci sarà qualcuno, insomma, che queste cose le sa e le sa anche fare. Però l'idea è sempre quella di raccontarvi e spiegarvi un po' come funziona la chitarra, ma soprattutto di insegnarvi, mostrarvi, così spiegare col cucchiaino, come si suol dire, gli accordi, perché è un po' la miglior maniera, dico sempre, di avvicinarsi al mondo delle sei corde. Io ho cominciato così e tantissimi hanno cominciato così, e quindi ho già fatto, credo, una decina di accordi, non me li ricordo già. Però questo è il terzo streaming che dedico agli accordi, la terza puntata, dicevo la terza delle quattro puntate che ho previsto. E oggi aggiungiamo agli accordi che abbiamo già fatto e che potete sempre
guardare e riguardare sul mio Patreon. Abbonandovi al mio Patreon trovate tutte le informazioni sul mio sito flaviosala.com. Non dimenticate di seguirmi anche sul mio Instagram, Flavio Sala Chitarra, sono molto attivo, di iscrivervi al mio qui al mio canale YouTube, e ho anche una pagina Facebook, anche se Facebook non è che tanto lo sopporti, diciamo, ce l'ho solamente perché, come dire, di questi tempi, se non sei su Facebook, anche su Facebook non esisti. Non sono su TikTok e su tutte quelle altre cose perché, ragazzi, non riesco a stare dietro a tutto. Già tre social sono veramente impegnativi. Dicevo, oggi aggiungeremo 5 accordi. Trovate anche questi fogli in formato PDF, li trovate nel post di oggi nel Patreon. Potete scaricarli tutti e 5 singolarmente, quindi seguirmi. Ve lo raccomando, così mi seguite meglio. Scusatemi, dà fastidio all'occhio, non so perché. E qui, ragazzi, ha fatto un ventaccio fino a 10 minuti fa. Adesso ha smesso e quindi sono contento perché temevo un po' per la diretta. Invece, per fortuna, ha smesso, adesso non si sente proprio nulla. Ha smesso anche di piovere. Ecco Giuseppe, Gianfranco e Barbara che sono qui su YouTube, ma ho visto anche qualche presenza su Patreon. Vedo c'è Felipe che ci saluta, c'è anche Francesco che saluta tutti e c'è anche Flavia. Ciao Flavia, mi fa piacere vedervi qui. Dunque, ragazzi, allora cominciamo subito con il primo accordo. Ragazzi, con questi accordi veramente che potrete cantare, esercitarvi a cantare quasi tutte le canzoni. Allora, il primo che voglio spiegarvi è, siamo ancora con accordi senza barré, perché comunque il barré è il primo spauracchio di tutti i chitarristi. Allora, vi ricordo che questa si chiama tablatura ed è una rappresentazione grafica di uno spezzone di tastiera di chitarra, quindi queste sono le corde e questi sono i tasti. Questa è la diteggiatura della mano sinistra che indica i cui numeri indicano le dita, e questo è l'accordo di Fa. Adesso qualcuno obietterebbe dicendo: ma no, Fla, questo non è Fa, è Fa settima maggiore. Ma a noi non ce ne frega niente, proprio perché non c'è il barré. Io vi dico che questo lo possiamo chiamare Fa. Quando trovate Fa, potete in qualsiasi canzone potrete utilizzare anche questo accordo. Tanto qui non andiamo tanto per il sottile quanto più. Diciamo, serve solamente per prendere dimestichezza con gli accordi, con la ritmica delle canzoni. Allora, come vedete, qui ci sono quattro dita impegnate in questo accordo. La X sta ad indicare che preferibilmente sarebbe meglio non suonare la sesta corda, quindi lasciarla, cercare di non colpirla con la destra. E questo è un accordo, diciamo, che necessiterebbe del famoso barré, ma è molto complicato, soprattutto al primo tasto, e lo spiegherò nella prossima puntata sugli accordi. Qui invece ci limiteremo a mettere un 3, quindi il nostro anulare sulla quinta corda al terzo tasto. Adesso facciamo un po' di battaglia navale. Il mignolo sulla quarta corda al terzo tasto, quindi giusto sotto l'anulare, eh? E aggiungiamo anche il 2 sulla terza corda, vedete questo? Terza corda al secondo tasto, e l'1, l'indice, al primo tasto sulla seconda corda, quindi seconda corda, terza corda, scusate, quarta corda e quinta corda. Questo è un accordo che, se ricordate bene, se qualcuno di voi ricorderà il Do maggiore, somiglia molto e in realtà non è complicato ed è probabilmente il primo passaggio, il primo cambio di accordi che suggerirei di praticare così per prenderci un po' la mano, no? Proprio perché
nel Do maggiore queste tre dita, medio, anulare e mignolo, sono tutte una corda, tutte e tre una corda sopra. Quindi, ecco, vedete, il Fa maggiore suona quello che ho appena spiegato, suona così, e il Do maggiore, mantenendo l'indice sullo stesso posto, alzando di una corda tutte le altre tre dita, quindi il La, il 2 dalla terza corda sale sulla quarta, stessi tasti, il mignolo dalla quarta sale sulla quinta e l'anulare dalla quinta sale sulla sesta. Quindi diciamo si passa a Do maggiore, che è quello che, un accordo che ho spiegato la scorsa volta. Quindi diciamo, vedete, è fondamentale cercare sempre di mantenere almeno un dito o comunque tutte le dita possibili in comune tra uno o tra due accordi, proprio per facilitare i movimenti delle stesse sulla tastiera. Lo sentite come suona questo accordo? E diciamo che sono questo è un primo Fa maggiore che io insegnerei, perché, come si dice, insegnerei proprio perché evita il barré, ok? Quindi diciamo, scusa, c'è un errore, dice Giuseppe, c'è un errore nella tablatura, terza corda e seconda vanno sfalsati. Non ho capito che significa terza e seconda, in quale accordo? Terza, seconda, non ho capito di quale accordo parli, Giuseppe. Se parli di questo, se parli di questo accordo, non vedo dove è l'errore. Terza corda e seconda vanno sfalsati. Che significa vanno sfalsati? Non capisco. Va bene. Quindi dicevo, è un primo Fa maggiore che insegnerei per evitare ancora il, per, o meglio, per non affrontare il barré, che è comunque complicato rispetto alla mano sinistra. Un secondo, se vedete nei PDF che ho caricato nel post, c'è anche un Fa 2, che in realtà non significa un Fa con la seconda, ma è un altro Fa, cioè in alternativa al Fa, a questo Fa, ne possiamo fare un altro che suona più o meno uguale, o comunque può essere ai fini delle canzoni più o meno la stessa cosa. È sempre un Fa che rimanda il barré a più in là, però è un po', come dire, quasi di preparazione al Fa con il barré che vedremo la prossima volta. Perché? Beh, perché ha le stesse dita del medio, vedete, il medio, il 2, il 3 e il 4 sono uguali a quello di prima, si trovano nello stesso posto, posizionati sugli stessi tasti, sulle stesse corde. Quello che cambia invece è il dito indice, l'uno, che vedete qui si trova sulla seconda corda, mentre su quest'altro si trova sulla sesta corda, anche questo sul primo tasto. Quindi mettendo le stesse dita, le tre dita, o meglio lo stesso accordo di prima, l'unica cosa che dobbiamo fare è l'uno lo dobbiamo portare sulla sesta corda, quindi qui sul primo tasto. E questo effettivamente è di preparazione a quello al Fa maggiore con il barré, perché basterebbe abbassare, stendere l'indice per pressare anche le prime due corde e suonerebbe un Fa maggiore completo, ma questo è un passaggio ben più complicato. Quindi per adesso possiamo limitarci a far suonare questo Fa maggiore, includendo anche le prime due corde a vuoto, che sono, quindi, che non occupano, non sono come si dice, pigiate da nessun dito, ok? Quindi abbiamo il Fa maggiore di prima e l'altro Fa maggiore, il secondo, vedete?
quasi uguali, però